La legge che permetterà di mettere telecamere in tutti gli asili nido, le scuole materne e le case di riposo per difendere bimbi anziani e disabili. Bimbi anziani e disabili. Però stiamo ragionando seriamente di mettere delle telecamere anche nelle scuole superiori per difendere i professori da qualche alunno imbecille e maleducato. Perché abbiamo approvato proprio questa settimana, giovedì, la legge che riporta l'educazione civica come materia di studio obbligatoria sui banchi di scuola. E fosse per me, l'ho proposto al ministro della pubblica istruzione come quando ero bimbo io alle elementari e alle medie, nel nome del rispetto e della parità di tutti i bimbi e le bimbe in classe, chiederò che venga rimesso anche il grembiulino alle bimbe e ai bimbi che vanno in classe, per evitare che sia quello che ha la felpa da 700 euro il figlio dell'operaio che invece non se lo può permettere. Già so che diranno: ah, ma lo faceva anche il duce, vuol tornare al ventennio. Vedo là i quattro nipotini sfigati dei partigiani che se li vedessero si rivolterebbero nelle tombe. Ah, il duce ieri fe: no, siamo in democrazia e rimarremo in democrazia, però il rispetto delle regole, l'ordine e la disciplina vanno insegnati fin da piccoli, altrimenti alleviamo delle generazioni che poi arrivano a 20 anni e fanno casino, perché ci sono solo diritti e niente doveri. I diritti senza doveri non portano da nessuna parte. Bisogna dire dei sì e bisogna dire dei no.